Allora, siamo con i Meanwhile, tre dei Meanwhile, perché siete quattro in realtà. Il cantante che salutiamo è malato, ci siete voi tre, ci ripetete i vostri nomi e gli strumenti? Io sono Bassa, chitarrista e faccio i cori. Io Io sono Nicola, Snico per gli amici, batteria. Io Michele, chitarrista. voi, cioè, il gruppo esiste da molto tempo, mi sembra che voi però, nessuno di voi ci sia dall'inizio, dico bene? Attualmente qui no, diciamo che il più vecchio è Bassa, quindi sì, dalla primissima formazione che è nata nel 96 è rimasto solo Mirko che è il cantante. Io sono entrato nel 2000 e ho preso parte al tour del primo disco che era stato pubblicato proprio in quegli anni dalla Trashit Records, che era Daily Attitudes. Da lì sono rimasto sempre fisso nella band. E poi dopo sono subentrati Snico e Miki, nella formazione attuale, ecco. Sì. Il gruppo ha cambiato genere tante volte, adesso anche prima che entrassi tu, ma anche dopo credo, ha cambiato genere molte volte. All'inizio era un gruppo punk, hardcore, poi insomma, ha cambiato appunto genere molte volte. L'ultimo disco, è molto diverso dai precedenti, quindi ancora una volta c'è un nuovo cambiamento di suono. Mi raccontate un po' la genesi di questo disco e il suono che porta per chi non l'ha ancora ascoltato? Il disco nuovo diciamo che è il risultato dell'entrata in formazione di Miki e di Snico che hanno portato le loro influenze all'interno della band. Ecco, mentre il gruppo veniva, come dicevi tu, da un passato punk hardcore, anche perché i vecchi componenti della band avevano un grosso background proprio di questo tipo di sonorità, mentre Miki e Snico avevano ascolti diversi da questo tipo di genere, che sono entrati molto forti, i loro ascolti sono entrati molto forti all'interno della composizione dei brani e della sonorità che comunque ne è risultata. Poi lascio Sì, parlare no, anche loro. infatti è bello, caratteristica del nostro gruppo è che siamo completamente, non dico completamente, ma quasi completamente diversi come influenza, comunque musiche che ascoltiamo, nel senso che Mirko è sempre stato più improntato verso una musica punk o comunque rock alternativo. Bassa è sempre stato verso il rock anni 80, anni 90, comunque le sonorità rock, alla Guns N' Roses o quello che è. Io e Michele più sul rock pop oppure Alternative alternative rock, così, quindi amalgamando il tutto siamo arrivati a un nostro suono che è qualcosa di nostro, diciamo. sì, voi siete un gruppo romagnolo, lo diciamo per chi non lo sa, gravitate nell'area Forlì Cesena, no? Dico bene, più o meno la provenienza. Imola e Cesena, Ah, Imola e esatto. Cesena. Imola e Cesena. Ecco, in Romagna. Imolesi, io sono l'unico cesenate rappresentante di Ah, oggi. ecco. Però il vostro suono naturalmente non è romagnolo, vabbè, non significa niente perché il suono romagnolo nel rock non c'è. Però insomma, diciamo che non è molto frequente trovare gruppi con il vostro vigore, con questo rock così non pesante ma vigoroso qui in Romagna. Vi sentite, come vi sentite insomma, nella vostra terra? Diciamo, avete rapporti anche con altri gruppi? C'è una scena di questo genere o vi sentite un po' pesci fuori d'acqua? Ci chiediamo anche noi effettivamente cosa siamo qua a fare, però effettivamente siamo nati così, diciamo. Sì, stareste meglio in California forse che in Romagna, però. Sì, Io ne poi so qualcosa. sì. Miki è appena tornato da 3 mesi di California. Ho abitato qualche mese in California. Ah, ma hai anche lavorato là, suonato? Sì, sono andato a suonare. Ah, dici qua. E la scena punk rock è morta anche lì, Ah, sì? quindi non importa dove vai, sei pesce fuor d'acqua. Ah, beh, questa è una novità. Perfino là. No, stavo scherzando. È molto in calo, diciamo, rispetto a quello che era negli anni 90. Ma in effetti il vostro suono è molto anni 90, anche se voi siete giovanissimi, soprattutto voi due, mi sembra, non so adesso di che anno siate, però negli anni 90 cosa eravate? Bambini? Ah, Sì. sì, diciamo Dai che 5 ai 15. sì, Ecco, quindi eravamo zoomicelli, diciamo così. come mai questo amore per il rock? Adesso all'epoca quelli che c'erano già come me lo chiamavano grunge, però insomma non so se questo è un termine in cui vi riconoscete, però comunque quel genere lì, insomma. Come mai questo amore, nonostante la vostra età, nonostante non l'abbiate vissuto? Ma noi in realtà eravamo quasi tutti adolescenti, quindi l'abbiamo vissuto proprio
un sacco, più che grunge, magari noi veniamo proprio dalla corrente alternative rock punk californiana, mentre il grunge era più a nord. Però l'avete vissuto da ragazzini, insomma. Sì, siamo nati alla fine con Nirvana, era quello che si ascoltava in quel periodo lì, quando si iniziava a comprare le cassette. C'è anche un video che ha girato molto su internet, è stato molto visto. Oggigiorno internet è una risorsa anche in questo senso, e anche noi vi abbiamo contattato proprio perché qualcuno ce l'ha chiesto avendo visto il video, ed è un video molto bello, anche molto curato nell'immagine, nella regia, insomma non sembra per niente un video indipendente. Mi dite qualcosa anche della realizzazione di questo video, che è per il pezzo Dear Gun, dico bene? Siamo fortunati, perché abbiamo in casa un regista, essendo stato fatto prodotto da mio fratello, che lo fa di mestiere, e ci ha dato l'opportunità di fare questa produzione che, detta come va detta, se non era per lui non saremmo mai potuti permettere un video del genere, era pura sincerità delle cose. Quindi tirando dentro te, hanno tirato dentro un batterista e un regista, esatto, due al prezzo di uno. Ho preso per quello. Esatto. Sono un paraculato, diciamo. Okay. Ah, avete avuto qualche riscontro di questo video? Non so, vi hanno contattato qualcuno? Perché si è visto tanto, insomma, tanti l'hanno visto. Sì, no, il riscontro è stato molto positivo, le visite sono state tante, anche dai primi giorni. Abbiamo avuto circa 16.000 contatti in 3 giorni e sul nostro canale Facebook. Diciamo che siamo molto soddisfatti di quello che è venuto fuori, diciamo. Okay. Adesso andate dal vivo, immagino, anche se il disco non è nuovissimo, non è recentissimo, è uscito già da un po' di mesi, per cui credo che forse l'abbiate già fatto dal vivo qualche volta, però insomma i concerti proseguiranno. Come lo portate dal vivo questo disco? Cercate di mantenere lo stesso suono? Cercate di essere fedeli al disco? O non è un problema che vi riguarda più di tanto? No, puntiamo a essere fedeli al disco. L'esecuzione tecnica che c'è sul disco ci teniamo a ripeterla anche nei nostri live. Diciamo che ci prendiamo qualche libertà sugli arrangiamenti dei pezzi, nel senso che li adattiamo un po' alla situazione live, ecco, più per una questione di show che più per una questione di problema a riportare dal vivo quello che c'è su disco. Quello che c'è su disco è proprio esattamente quello che suoniamo, non c'è niente di più e niente di meno, ecco. Per il resto non è che stravolgiamo troppo i pezzi dal vivo, ecco, cerchiamo di tenerli più fedeli possibile al disco. Ok, per me è sufficiente. Se vogliamo ricordare dove potete essere contattati, voi avete un Facebook, no? È quello il vostro punto di riferimento, mi sembra di aver capito. Quindi vi si trova su Facebook sotto Meanwhile Band. Oppure www.meanwhile.it viene fatto un indirizzamento direttamente verso Facebook. Sì. Ok, benissimo. Allora per me è sufficiente, vi ringrazio e vi do un in bocca al lupo per i prossimi concerti. Grazie mille e alla prossima. Grazie. Ciao. Ciao.